Con noi il DS Agatensi si riparte una nuova stagione. Alla Fortis, come che previsioni ci sono? Poi parliamo un po' anche di altro. Riparte sotto i migliori auspici, a distanza di 100 giorni dallo spareggio di Montevarchi. Si riparte con una squadra a trazione mugellana, direi, perché con il presidente Borselli abbiamo fatto una scelta di valorizzare quelli che sono i prodotti del territorio. Ci auguriamo che questo possa portarci, oltre che ancora più attaccamento da parte del paese, da parte della gente, anche dei risultati importanti, perché la qualità della rosa che abbiamo messo a disposizione di Mister Lacchi, a nostro modo di vedere, è una qualità importante. Diciamo, sono stati, si parla appunto di amalgama tra lo zoccolo duro e i nuovi, ecco, questi nuovi 2002, 2003, 2004, diciamo che prospettive possano avere, ecco, in base poi al campionato che andiamo ad affrontare. No, abbiamo fatto la scelta di lavorare per quanto riguarda la prima parte di mercato sulle quote giovani, perché mai come quest'anno i 2003-2004 rappresentano un po' un'incognita, quindi abbiamo fatto degli innesti importanti, abbiamo valorizzato qualche prodotto locale e soprattutto crediamo che possa essere il giusto mix inserire questi ragazzi giovani con lo zoccolo duro, come dicevi te, nostro storico, con altri vecchi del territorio che ci possano far fare il salto di qualità definitivo. Vedo che abbiamo preso anche una punta di 39 anni, insomma, e Coralli, insomma. Claudio io lo conoscevo di nome, però dalle prime battute che ho scambiato con lui ho trovato tanto un professionista, non avevo dubbi, però anche un ragazzo pronto a venire a Borgo che ha recitato un ruolo da assoluto protagonista. Ecco, quest'anno siamo ritornati ai due gironi. Le nostre prospettive quali sono in merito? Le prospettive sono quelle di far bene, Marco, quelle di far bene. Diciamo come ci collochiamo, dai, questo me lo può dire. È facile dire meglio dell'anno scorso, fare meglio dell'anno scorso non è facile, però quando si fa questo giochino credo si debba fare sempre per migliorarsi e non accontentarsi, perché se ci si accontenta si finisce per appiattirsi, e una piazza come questa non merita un appiattimento, ma merita di puntare sempre ai massimi obiettivi. Penso comunque sarà un girone duro. Sicuramente sarà un girone. Quindi duro. Non mi dai qualche squadra. Ancora non c'è il girone, quindi non so. Sì, ma dovrebbe essere il girone mare. No, dovrebbe essere il girone terra, però ancora non lo sappiamo. Quindi nel momento in cui ci saranno le squadre che si affronteranno, ci si metterà a sedere e si valuterà quale potrebbe essere la migliore. Quindi, allora, prospettive Fortis, ora inizia il precampionato, oggi ci saranno delle amichevoli, il mister poi, come mi ha detto, valuterà poi lui stesso i giocatori, e poi ci sarà Coppa Italia al 4 e ancora non è stato definito niente. Ancora ufficialità non c'è, quindi insomma, sappiamo solo che la prima gara ufficiale faremo il 4. Campionato l'11? Campionato l'11, sì. Vuoi dire qualche altra cosa in merito a... Credo che a questo punto si sia parlato abbastanza. A questo punto bisogna parlare il campo e invitiamo tutti i borghigiani. A proposito, una mia curiosità, il giornalino riuscirà? Assolutamente sì, lo seguiremo con fortissimamente Borgo, perché crediamo che possa essere un prodotto che avvicina tanto le famiglie e comunque i nostri calciatori a una società che... ultracentenaria come questa, per forza di cose si merita sempre il meglio. Buono, ringraziamo il DS Agatensi e un in bocca al lupo.